Salve, sono il piccolo Cantaros e qui con me c'è il mio amico Kiatos di Bucchero. Quali capolavori della civiltà etrusca ci aspettano oggi? Oggi andremo alla scoperta dei rilievi in pietra fetida, una particolare produzione chiusina che racchiude una grandissima quantità di testimonianze sulle usanze della vita quotidiana e sull'ideologia religiosa del VI secolo a.C. Bravissimi, vedo che siete spinti da entusiasmo e curiosità. La curiosità è un'ottima guida. Avanti allora, osserviamo queste meraviglie dell'arte antica. Verso la fine del VI secolo a.C. si sviluppa un tipo di scultura a bassorilievo realizzata nella tipica pietra fetida. I bassorilievi decorano e arricchiscono di significati le superfici di cippi e le loro basi, urnette e sarcofagi. I soggetti raffigurano i rituali che si svolgevano nel corso delle cerimonie religiose e funerarie, il compianto, i cortei di uomini e donne e i sacrifici. In queste figure l'atteggiamento del compianto è espresso dal tipico gesto di portare le mani tra i capelli. Su questa base sono rappresentati degli uomini che compiono dei riti religiosi. Lo si può capire perché stringono in mano un tipico ramoscello o palma. Oppure si possono osservare scene di vita quotidiana, tipiche del ceto aristocratico, come ad esempio banchetti, danze, gare e giochi che si svolgevano di solito di fronte a un comitato di giudici. Su questa urnetta è raffigurato un banchetto molto raffinato. Un piccolo servo prende il vino dall'anfora e lo versa attraverso un colino ad un commensale. Il tutto è accompagnato dal suono della lira che compare tra le mani dell'uomo di destra. Wow, le scene di danza sono molto numerose. Vediamo uomini e donne danzare anche in coppia, accompagnati da diversi strumenti. Proprio vero, se ne trovano diversi su questi rilievi, come ad esempio la cetra, la lira, i crotali, il barbiton e l'aulos. Se chiudiamo gli occhi, sogneremo sicuramente di partecipare a queste danze molto coinvolgenti. Questi monumenti così importanti erano collocati al di fuori delle strutture tombali signorili, a simboleggiare e a dimostrare a chiunque li osservasse il prestigio delle famiglie aristocratiche, le quali potevano esibire la propria ricchezza economica, il potere gerarchico e il grado di cultura acquisito. Guarda qui, c'è un cavallo marino, un ippocampo, senza contare le numerosissime sfingi. Questa sala, così come tutto il museo, è così bella che non sembra vera. È vero, sembra un sogno. Se chiudi gli occhi puoi vedere eleganti banchetti, ritmiche danze, sontuose sfilate di giovani donne e uomini e strane creature marine. Sembra un sogno, ma è tutto vero. Queste meraviglie sono reali e vi aspettano al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Continuate a seguirci e conosceremo insieme molti altri capolavori da sogno.